Ciao e bentrovati. Nel video di oggi andremo a vedere lo stretching per prevenire le problematiche della colonna e migliorare il benessere della tua schiena. Spesso non diamo la giusta importanza allo stretching e non lo svolgiamo alla fine delle sedute di allenamento in maniera corretta, compromettendo l'elasticità muscolare. Ora andremo a vedere alcuni, a mio avviso, fra i migliori esercizi per migliorare l'elasticità dei muscoli fondamentali per il benessere della schiena: i paravertebrali, i muscoli della zona lombare, l'iliopsoas e il piriforme. Primo esercizio di oggi: andremo ad allungare l'iliopsoas. Utilizzeremo un puff, un divano, una seggiola, qualunque cosa tu abbia a disposizione. Vai a appoggiarci collo del piede, ginocchio più perpendicolare possibile, e spingiamo giù il bacino. Tengo bene l'addome e vado ad allungare bene l'iliopsoas, un muscolo fondamentale per la rigidità della zona lombare. Se è troppo in tensione, e così l'allunghiamo bene, spingi giù, senti tensione, mai dolore, tieni bene l'addome e spingo più giù possibile il bacino e vado ad aumentare la tensione. Stiamo per ogni esercizio a 30 secondi e andiamo a fare il cambio. Giù, andiamo a portare l'altro piede in appoggio, l'altro avanza, spingo e resto altri 30 secondi. Chiudi bene l'addome, nuca sempre bene a stabilizzare e spingiamo sempre più giù possibile il bacino, come se volessimo farlo arrivare verso il terreno. Spingi, spingi, spingi. Come vi ho detto, più l'angolo è aperto e più la tensione è sopportabile. Tira, resta. E anche questi 30 secondi sono conclusi. Andiamo ad appoggiare questa volta i gomiti sulla seggiola, sul puff, unisci le mani, pancia bene dentro e vai a inarcare. Spingi, testa in estensione, chiudi bene l'addome, scapole che si chiudono e spingo lo sterno, il petto più in basso possibile. Tira. Restiamo ancora. Resta, resta, resta. Ancora 10 secondi, spingi giù, giù il petto, pressione sulle scapole. Bene, 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 su. Prossimo esercizio, andiamo a terra, piedi belli larghi, andiamo a ruotare, andiamo in svastica, schiene dritte e tiri, spingi giù, stop. Semplice, semplice, qui facciamo una progressione, primi 30 secondi, ruotiamo soltanto e restiamo, spingi. Andiamo a invertire e farlo dall'altra parte. Altri 30 secondi. 90 gradi l'angolo del ginocchio e piano piano restiamo per altri 30 secondi. Spingi bene. È un primo allungamento morbido del muscolo piriforme questo qua. Schiena sempre in massima estensione, addome tiene. Allunga, allunga, ancora dall'altra parte e andiamo questa volta a forzare scendendo con il busto, quindi scendi giù e cerchi, se ce la fai, di appoggiare entrambi gli avambracci a terra, giù, abbandona completamente il peso del busto sulla coscia e aumenta anche la tensione, scarica tutto il peso. Non sostenerti con gli arti superiori, spingi bene giù. Giù, giù, giù e restiamo. Andiamo a cambiare stessa cosa dall'altra parte. Quindi scendo, avambraccio a terra e stiamo giù. Scarica bene. Allunghiamo il piriforme in maniera bella profonda.
respira sempre e completamente a scaricare il peso del busto. Ok, ora andiamo a fare delle rotazioni. Andiamo a distendere l'arto inferiore destro, accavalliamo il sinistro, schiena bella dritta, lo stesso arto superiore dell'arto disteso, quindi il destro va a forzare la rotazione, nuca in massima estensione, e andiamo a forzare la rotazione delle spalle portandole più perpendicolare possibile alla linea del bacino. Nuca su, come se volessimo spingerla verso il soffitto, tiri dentro l'addome e resti. Forza bene la rotazione. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Questa volta distendiamo il sinistro, ombelico bene dentro e andiamo piano piano per altri 30 secondi a forzare la rotazione e respiriamo. Nuca su, dentro l'addome e ruota le spalle. Spingi più in avanti possibile la tua spalla sinistra e dietro la spalla destra. Ok, andiamo ad unire piante dei piedi, schiene belle dritte, vai prima giù con la schiena dritta in estensione e poi mento che cade sullo sterno, ombelico dentro al rotolo, mani che afferrano gli avampiedi e cerca di portare la testa verso gli avampiedi. Se ce la fai vai a toccare, altrimenti vicino, chiudo bene l'addome e resti. Ottimo, andiamo ad appoggiare piante dei piedi a terra, schiene belle dritte, addome, peso sui talloni e vai ad aprire con i gomiti sull'interno delle ginocchia. Qua se non ce la fai un supporto sotto i talloni per aiutarti, perché devi avere una buona mobilità sia delle anche che delle caviglie per restare bene in questa posizione qua. Resta. Giù, altri 10 secondi. Petto bello aperto, cerca sempre di forzare più possibile, stai. Ok, l'ultimo esercizio di oggi. Andiamo ad unire piante dei piedi a terra, piano piano, mani giù, costato che è attaccato alla coscia e in espirazione cerchi di distendere gli arti inferiori senza staccare il costato dalla coscia. Spingi testa verso il basso, gomiti indietro e chiudi bene l'addome. Arriva fino a una tensione che puoi sopportare e che non ti provochi dolore. Tensione sì, dolore no. Sempre pancia indietro, fuori aria, giù testa, giù gomiti, chiudi e spingi glutei verso il soffitto. Spingo, giù la testa, abbandona. Ottimo. La nostra routine di stretching per il benessere della schiena, della tua colonna è conclusa. Puoi ripeterla senza nessun controindicazione anche tutti i giorni. Spero che ti sia piaciuta, mi raccomando sostieni il canale, metti un mi piace, lascia commenti e iscriviti al canale e attiva le notifiche se ancora non l'hai fatto. Io ti auguro un buon anno e un grande bacio e al prossimo video, ciao!